il Centro Internazionale delle Famiglie, collocato a Nazareth, nasce dal sogno di San Giovanni Paolo II, che ha voluto essere ricordato come il Papa della famiglia. Lui voleva che tutte le famiglie, quelle cattoliche, quelle cristiane, ma chiunque, potesse avere a Nazareth, la patria della famiglia cristiana, per poter tornare alle sorgenti, per poter nutrire la propria vita familiare direttamente dal luogo dove Maria, Giuseppe e Gesù hanno iniziato questa loro straordinaria avventura. Da Nazareth al mondo, dal mondo a Nazareth. Nascerà nella città di Gesù, Giuseppe e Maria, la città della Sacra Famiglia, il Centro Internazionale di Spiritualità, Evangelizzazione e Formazione dedicato alla famiglia. Annunciata da Giovanni Paolo II nel 1997 a Rio de Janeiro, a conclusione del secondo incontro mondiale delle famiglie, l'idea prende corpo nel 2000 e sempre per iniziativa di Papa Wojtyla. Nel corso della tappa di Nazareth dello storico viaggio in Terra Santa, Giovanni Paolo II benediceva il plastico del futuro edificio, presentato al Santo Padre dall'allora presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, il cardinale Alfonso López Trujillo. Bisognerà attendere il maggio del 2009 perché il progetto inizi a concretizzarsi. Sarà infatti Benedetto XVI a benedire la prima pietra dell'opera. Here, in the hometown of Jesus, Mary and Joseph, we have gathered to mark the conclusion of the year of the family, celebrated by the Church in the Holy Land. As a sign of hope for the future, I will bless the first stone of an international center for the family to be built in Nazareth. Let us pray that the center will promote strong family life in this region, offer support and assistance to families everywhere, and encourage them in their irrepressible mission to society. Il centro sorgerà sulla collina che domina Nazareth e sarà attrezzato con auditorium e sale conferenze, alloggi, ristorazione e ambienti per socializzare, oltre che con una chiesa e un centro pastorale diocesano. Famiglia e istruzione, famiglia e tempo libero, famiglia e welfare, famiglia e mass media, famiglia e dialogo interculturale. Obiettivi ambiziosi ma certamente strategici per fare del centro un punto di riferimento mondiale per le famiglie. Una dimora spirituale per tutti quei soggetti che operano in favore della famiglia, un'attività in piena collaborazione con le conferenze episcopali e le università cattoliche di tutto il mondo, con i centri di spiritualità e gli enti internazionali, con i movimenti e le associazioni che operano a vantaggio dell'istituto familiare. Di Kota Yusuf, Jesus dan Maria. Construimos juntos o sonho do Papa em Nazareth para renovar as famílias. Приїжджайте до Назарету, щоб створювати нові сім'ї. In Nazareth to meet the world. Per iniziativa della Segreteria di Stato della Santa Sede, la realizzazione, lo sviluppo e la gestione del centro, promosso dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, sono stati affidati al Movimento Ecclesiale Rinnovamento nello Spirito Santo, chiamato quindi a presiedere la Fondazione Pontificia istituita per realizzare l'opera, che ora sta a cuore anche a Papa Francesco. Abbraccio da qui i fedeli cristiani che vivono in Galilea,
e incoraggio la realizzazione a Nazareth del Centro Internazionale per la Famiglia. Una casa che potrà essere la casa della Santa Famiglia e nello stesso tempo la casa delle famiglie di tutto il mondo. Ma questa casa potrà sorgere soltanto con il contributo, con l'impegno, con la generosità anche economica di tanti cristiani, di tante famiglie di tutto il mondo. Cari amiche, cari amici, 2000 anni fa a Nazareth un'umile donna di nome Maria disse un sì. E non avrebbe mai immaginato che da questo sì, proprio a Nazareth, sarebbe giunta la notizia più straordinaria della storia. Dalla famiglia di Nazareth, la nascita di Gesù, colui che ha cambiato la storia e che ancora oggi vuole cambiare il destino degli uomini, proprio a partire dal grande mistero della vita e della famiglia. Viviamo in un tempo in cui lo spirito di morte sembra distruggere ogni cosa. E tutti si chiedono quale possa essere la soluzione a questo nostro tempo che ha davvero siccità di valori dello spirito. Il secolo che ci siamo lasciati alle spalle, lo diceva Erich Fromm, ha annunciato la morte di Dio. Ebbene, questo nuovo secolo sembra invece annunciare la morte dell'uomo. In quanti modi lo spirito di morte si sta accanendo sulle nuove generazioni, sulle famiglie. Ma noi abbiamo una speranza. La speranza è ripartire da Nazareth, dove tutto ha avuto inizio. E lì vogliamo dare corpo al grande sogno di San Giovanni Paolo II, una casa per le famiglie di tutto il mondo, per la famiglia umana, al di là di ogni razza, religione, cultura. Una casa nella quale è possibile dire che il Vangelo della famiglia, il Vangelo dell'amore, sono ancora vivi e sono la vera soluzione ai mali della storia. Grazie allora perché sappiamo che la tua generosità sarà preziosa per la costruzione di questa grande opera nel cuore della Terra Santa e nel cuore del Medio Oriente, così martoriato e così fortemente segnato dall'avversione alle famiglie, costretti all'esilio forzato, all'impoverimento, alla distruzione del futuro delle nuove generazioni. Quando Dio chiese a Mosè di costruirgli una casa, gli suggerì di avvalersi delle migliori maestranze, ma gli disse anche: procurati uomini generosi. Gli uomini generosi costruiranno la mia casa. Gli uomini generosi costruiscono la storia. Gli uomini generosi possono costruire il riscatto della famiglia e della vita e della dignità dell'uomo proprio a partire da Nazareth. Proprio tu, sii tra questi uomini generosi. Grazie per quello che farai. Grazie perché nessuno di noi è così povero da non poter fare ricchi gli altri e raccontare il Vangelo della famiglia.